E perché celebrare questo cinquantesimo? Innanzitutto per più motivi, principalmente per il primo motivo può essere che il nostro istituto, intitolato a Francesco Laparelli, è ospitato all'interno del palazzo Francesco Laparelli. E quest'anno corrono il cinquecentesimo dalla morte di Francesco Laparelli, quindi ci sembrava opportuno inserire le nostre celebrazioni del cinquantesimo dell'autonomia in questo contesto. Pertanto ricordare questi 50 anni significa ricordare momenti di vita vissuta, ricordare le emozioni che si vivono dai 14 ai 19 anni. Significa, a mio avviso, il senso, ritornare, far rivivere il senso di appartenenza alla propria comunità, alla propria scuola. E quindi ritengo che sia opportuno, in un contesto sociale come il nostro, in un contesto storico come il nostro, per quello che stiamo vivendo, credo che sia opportuno, creare degli eventi che ci possano emozionare, che ci possano far sentire davvero il senso di appartenenza ad un gruppo che può essere appunto l'Istituto Tecnico Economico, che è stato di grande importanza per il nostro territorio, per i ragazzi che sono usciti, per l'economia del nostro territorio, perché molti lavorano proprio qui da noi. L'ingresso nel mondo del lavoro, perché non è assolutamente facile trovare risorse umane preparate, quindi diciamo che i rapporti che sono intercorsi in questi giorni sono quelli che praticamente ci spingono a inserire nel mondo del lavoro i nostri ragazzi. Abbiamo avuto degli incontri molto proficui per quanto riguarda appunto il mondo del lavoro con la stessa dirigente, con gli insegnanti, con i professori, con l'assessore Silvia Spensierati e il sottoscritto anche presso la Camera di Commercio, a significare che c'è la massima attenzione, diciamo, alle nostre scuole. L'Istituto Superiore non solo ha diciamo, un'importanza didattica e quindi di formazione di tutti gli studenti che seguono appunto ragioneria, ma vorrei ricordare che per il nostro centro storico è un po' un tassello, la vita pulsante proprio del centro, perché il centro storico che ad oggi non ha tantissimi residenti, però grazie alla presenza delle scuole ha un lustro che non tutti i centri si possono dare. La platea, dicevo, è grandissima, perché sono appunto 2.300 e oltre i diplomati a Cortona, 1.100 a Foiano, perché noi siamo stati con Foiano fino al 2016, un'unica scuola. E quindi vogliamo più o meno arrivare a tutti. Per fare che cosa? Appunto per valorizzare il percorso che questi uomini e queste donne hanno fatto, sia da un punto di vista professionale, ma soprattutto umano, e collegarlo alla scuola di oggi, perché appunto è la scuola con i suoi studenti attuali, circa 200, che vuole essere anche il futuro, come dicevamo finora, diceva appunto l'assessore. Il futuro per le aziende e per il territorio. La riapertura della scuola, primi di settembre, 10 settembre, da vedere anche qui in base alle disposizioni ministeriali quando le scuole riapriranno. Un convegno economico, perché diciamo ci sarà la parte goliardica, ma anche la parte formativa. Un importante convegno economico con magari un luminare. Stiamo cercando, insomma, di individuare un paio di nomi importanti in materia economica, perché comunque l'istituto è un istituto a formazione prevalentemente economica. E ultimamente, questo lo dico anche per la mia formazione, si occupa anche di turismo. Quindi, e dato che comunque il tessuto economico del nostro territorio e la nostra economia di Cortona sempre più è cresciuta in ambito turistico, perché no, coinvolgere sia un luminare dell'aspetto prettamente economico-tecnico, ma anche qualcuno legato al turismo. Quindi questa è una cosa su cui stiamo lavorando. Per arrivare al weekend successivo, in cui pensavamo a un paio di giorni, il sabato e la domenica,
in cui far ritrovare su Cortona, e quindi questo è un altro elemento importante a cui teniamo, perché la scuola è stato proprio l'istituto tecnico economico, all'epoca tecnico commerciale, prima ancora ragioneria, è stato un istituto sul territorio, quindi è un istituto presente su Cortona. Quindi le manifestazioni si svolgeranno tutte all'interno del centro storico di Cortona. È per questo motivo, infatti, che sono felice che noi studenti siamo stati coinvolti appunto nella preparazione degli eventi per il 50° anniversario del nostro istituto. E sono contento perché effettivamente istituto siamo tutti noi ragazzi che insieme ai nostri docenti ogni giorno diamo vita alla nostra scuola e alle nostre aule. È per questo infatti che mi auguro di tornare a farlo in tutta serenità e in tutta sicurezza come abbiamo sempre fatto. Inoltre mi auguro anche che, come hanno detto tutti, che i festeggiamenti si potranno svolgere in modo regolare come previsto. In occasione delle celebrazioni di 50 anni, io e i miei compagni ci occuperemo essenzialmente dell'aspetto organizzativo dell'evento, aiuteremo Terre Etrusche per l'organizzazione e prepareremo anche dei tour di visite guidate nel palazzo della nostra scuola, cioè la Parelli Pitti, e in altri palazzi della famiglia Laparelli, intitolati a loro. Tra l'altro la famiglia Laparelli è conosciuta anche per aver dato Natale al celebre architetto Francesco, a cui è intitolata la nostra scuola, e come detto in precedenza, quest'anno sono 500 anni dalla nascita, e io e la mia classe, la terza B, come detto in precedenza, stiamo lavorando ad un progetto multimediale in collaborazione col Comune che si concluderà con un evento a maggio rivolto all'intera cittadinanza cortonese e non solo.